una zeppa intervista live qui da lo stadio del nuoto di Milano, l'Olimpiade di Miascenate con Valentina Vergati. Allora, è appena finito il 100 misti, tutti in famiglia al Nuoto Club Milano, come è andata? Tutti in famiglia, una bella gara sociale con i ragazzi che facevano il tipo per noi e che hanno applaudito alla fine. Gareggiavano solo ore, erano in otto con un'unica cuffia praticamente. Siamo usciti in due cadaveri, lei prima insieme ai suoi compagni, dopo che toccata a me, lì è stata l'epopea della coma. Per un coma totale. Per quanto riguarda i 50 stile invece? 50 stile benino, considerando che fisicamente non sono particolarmente in forma. Tendiamo un velo pietoso anche per quello che mi riguarda, via. E il tempo è abbastanza buono. Sempre fatto 30? 34. Può andare. Che per essere il tuo secondo appuntamento stagionale, a fin dei conti, dai, va benissimo. Considerando che ho iniziato i miei allenamenti a novembre, ma molto bene. E in mezzo ci sono stati 20 giorni di vacanze di Natale. E tanto mangiare da mettere qua. Con la nuova squadra come ti trovi? Benissimo, squadra perfetta, ragazzi vi voglio bene. No, veramente. Dichiarazione d'amore di Valentina. Davvero, ho trovato delle persone fantastiche, ho ritrovato il piacere di tornare a nuotare e di tornare in una squadra a cui voglio bene, che mi vuole bene. E poi ho trovato alcune persone dove fanno un culo, sì. E poi ho trovato delle persone veramente, alcune persone particolari. Brave, buone, che mi vogliono. E che ti seguono a bordo vasca. Sì. Con questa concludiamo. Grazie a bordo vasca. Va bene. Noi con questa concludiamo l'intervista del mattino, salutando Valentina e chi è che ci intervista, chi è che ci sta riprendendo in questo momento. Mauro Cardellini. Ricordiamo a tutti, loro vanno a mangiare, io pure. Un saluto, ciao. A tutti. Ciao ciao.